La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo ora con la categoria diritto societario. Avvocato dell'anno settore M&A. Il premio va all'avvocato Gianluigi Serafini di Grimaldi Allianz. Aver concluso con successo oltre 10 importanti operazioni M&A, come quella che ha portato alla nascita del primo operatore italiano nel settore delle manutenzioni autostradali e ferroviarie, per essere stato tra i primi a porre l'accento sulle tematiche ESG nel mondo M&A, introducendo a livello contrattuale clausole specifiche di tutela, per essere divenuto un protagonista di primo piano nelle pratiche relative ai passaggi generazionali, dimostrando così una straordinaria competenza nel saper abbinare elementi accademici a best practice internazionali. Complimenti. Avvocato Gianluigi Serafini, grazie. Grazie. Siamo in compagnia questa sera dell'avvocato Gianluigi Serafini, che dopo oltre 40 anni di successi e soddisfazioni professionali ha da poco iniziato una nuova avventura lavorativa presso lo studio legale internazionale Grimaldi Allianz. Avvocato, ci spiegherebbe come mai, nonostante ormai abbia una carriera consolidata, ha deciso di lanciarsi verso una nuova sfida lavorativa e professionale? Ma la mia indole è sempre stata quella di non sedermi sulle cose che avevo già fatto. Quando abbiamo raggiunto un successo, un obiettivo, vuol dire solo aver consolidato un risultato e da quello bisogna partire. Quindi il fatto che da 40 anni sul mercato abbia comunque raggiunto, fatto cose importanti, per me ero sempre alla ricerca di un qualche cosa e sono sempre come indole alla ricerca di qualcosa che consenta di migliorare e soprattutto che renda una novità coerente con quello che io vedo nell'andamento del mercato, perché il nostro è un mercato che sta cambiando molto rapidamente e quindi non bisogna sedersi sugli allori, su quello che abbiamo fatto. Bisogna prendere il passato ma guardarlo con gli occhi del futuro. Quindi questo è un po' il motivo della sfida che ho cercato di raccogliere. E in Grimaldi ho oggettivamente visto amici e colleghi che conosco da tantissimi anni nella loro evoluzione, quello stimolo di cui avevo bisogno. Grimaldi Allianz, lo studio del quale adesso è partner, offre diversi servizi di consulenza e assistenza legale anche internazionali. Come mai ha scelto proprio questa realtà? Ma è stata una scelta che è nata in modo quasi naturale, perché aveva tutte le caratteristiche di quello che io immaginavo dovesse essere lo studio legale del futuro. Cioè, innanzitutto essere una legal firm, cioè una struttura in cui la parte legale fosse fosse dominante o fosse comunque dal punto di vista della cultura importante nell'ambito di garantire un rapporto col cliente secondo quella che è la best practice internazionale degli studi legali. All'interno di Grimaldi si sono sviluppate poi due caratteristiche che lo rendono unico nel panorama italiano. Da un lato il grande processo di internazionalizzazione. Grimaldi Alliance è l'unico studio italiano veramente internazionale che ha oggi è presente in oltre 50 giurisdizioni del mondo. Questa è una cosa fondamentale per assistere alla nostra clientela, che è una clientela che ovviamente ha un grande bisogno di trovare assistenza ormai worldwide. L'altro elemento non secondario della struttura è che ha capito quello che anche nella struttura in cui ero precedentemente, io sono stato uno dei precursori, che in Italia bisogna per fare uno studio importante, presidiare anche i territori. Grimaldi ha 10 sedi in Italia, 10 sedi operative, e quindi consentiva alla mia sede, con le 40 persone che operano con me a Bologna,
di avere, di non essere un recapito di un grande studio, ma di essere un centro, realmente di continuare l'elaborazione di presenza sul mercato. Quindi, da un lato, diventa proprio l'esempio classico dello studio Glocal, avere sia la parte di struttura nazionale molto forte e con un servizio integrato, sia una parte internazionale che ne fa diventare, che ha fatto diventare Grimaldi l'unico studio italiano internazionale, tant'è che se lei vede anche nel rebranding dello studio, ormai Grimaldi si definisce uno studio internazionale, non siamo uno studio italiano. Ed è bello avere, dopo tanti studi esteri che sono venuti in Italia, avere uno studio italiano che va realmente all'estero. E quindi anche questa è una scommessa sulla quale mi piace cimentarmi per il mio futuro. Avvocato, sappiamo che i giovani si stanno allontanando dalla professione legale, tant'è che il numero dei praticanti avvocato è in discesa. A suo parere, come mai si sta verificando questo fenomeno e cosa si può fare per rimediare? Ma guardi, il fenomeno nasce, come sempre, da delle criticità di sistema. Noi per anni abbiamo consentito un facilissimo accesso alla professione, quindi il fatto che avere creato aspettative nei giovani di diventare avvocato, uno che raggiunge il titolo pensa di avere già una possibilità di carriera professionale, di poter avere un futuro, ma quando il numero degli avvocati diventa 5-6 volte il numero degli avvocati che ci sono in Francia, che è il doppio della nostra popolazione, capite bene che si crea una discrasia di mercato. A questo si aggiunge un tema non secondario della disgregazione del mercato legale, cioè noi abbiamo in Italia tantissimi studi, anche molti. Nell'ultimo periodo sono più gli studi che si sono disgregati di quelli che si sono aggregati, come voi ben sapete. E questo fa sì che ovviamente se uno studio si decompone in più strutture o in più professionalità, ha meno capacità di investire, ha meno capacità di portare i giovani. L'altro elemento che c'è è lo iato enorme fra l'aspettativa del giovane e quello che gli studi normalmente possono offrire. Allora, anche su questo, la scelta che ho fatto di entrare in una struttura internazionale ha inciso, perché essere in una struttura come Grimaldi Alliance vuol dire essere appetibile per un giovane, cioè dare ad un giovane una prospettiva di crescita, non solo economica, professionale, di poter vedere cose che lo possono interessare e coinvolgere. Noi stavamo vedendo che, pur essendo su Bologna la nostra struttura, una struttura di leadership di mercato, eravamo attrattivi, ma iniziavamo anche noi a far fatica a trovare risorse. Ecco, l'idea di entrare in uno studio in cui un giovane possa avere l'orgoglio di appartenere a quello studio probabilmente può facilitare. Poi dobbiamo trovare il modo perché questi giovani che a volte hanno, molti di questi, delle ottime formazioni perché hanno fatto master all'estero, sono iper preparati, eccetera, devono poi trovare un mondo in cui convogliare queste conoscenze in qualche cosa di pratico che realmente poi gli dia un minimo di soddisfazione e devo dire gli garantisca anche un futuro perché c'è un precariato all'interno di questo mondo veramente non più accettabile. Questo nasce anche da un mercato che ha portato gli studi italiani a essere i meno pagati al mondo e quindi evidentemente questo poi porta ad una creazione di un valore rispetto a coloro che si avvicinano alla pratica veramente al di sotto di ogni tolleranza civile. Quindi io penso che bisogna ritornare anche su questo ad un principio di eticità e gli studi devono iniziare anche non solo a dire che trasmettono valore insegnando, che è una bella cosa, ma anche a riconoscere economicamente il valore di quelli che lavorano. Però questo è un passaggio ancora lungo da fare. Non è la prima volta, avvocato, che partecipa alle Fonti Awards. Ci piacerebbe sapere cosa rappresenta per lei questo premio e se tornerebbe qualora fosse ricandidato tra le eccellenze del settore. Ma partecipo molte volte perché ho avuto
l'onore di essere da voi coinvolto nell'ambito di questi processi di selezione che fate. Quindi ho sempre accettato con piacere le candidature e la presenza ai vostri eventi. La cosa che mi piace del vostro format è quello che non parla solo al settore legale. Cioè, noi oggi vediamo, un po', non dico un'inflazione, comunque sul mondo legale si sono aperti i riflettori di tanti media. Quasi tutti gli eventi sono fatti per avvocati che parlano ad avvocati. La vostra linea editoriale, le occasioni di incontro sono rivolte a multidisciplinari, quindi è il momento nel quale ci si presenta al mercato, dico io, non solo al mercato interno degli avvocati, cioè parlare e dire agli altri colleghi che sono bravo nel loro settore fa piacere essere riconosciuti, ma preferisco veramente una formula come quella delle fonti in cui lo parlo, i miei colleghi lo sanno, ma parlo a quello che è il mondo vero, al mondo dell'economia, a quel mondo delle imprese che poi molte volte viene premiato assieme a noi. Quindi non è un premio di un'eccellenza unica, ma di un insieme di eccellenze che sono quelle che poi caratteriscono il valore italiano. E quindi diciamo è quel pezzo del valore del Made in Italy che andate a premiare, di cui anche le professioni e la professione legale possono essere una componente della creazione di valore.